50. Thank you. Thank you. And welcome in Berlin. Yeah, thanks. Grazie Ruta Melutite con il piedone numero 44. Pizzicata in imbarazzo, stava sistemando il costume proprio nel momento in cui Elisabetta ci ha chiesto la linea e siamo andati giù a Polo d'Angelo e lei ha detto ops, proprio adesso che mi stavo sistemando. Sì, c'è l'inquadratura che arriva fin lì, proprio quando le ragazze tolgono le spalline, nell'inquadratura sembrano nude, poi in realtà nulla, no, non si vede nulla. C'è la 4x200 stile libero azzurra composta da, nell'ordine, Turrini, Belotti, Lestingi e Detti. In zona mista ci sono le nostre ragazze, però qualificate per la semifinale dei 50 stile libero. Possiamo fare un affaccio, Elisabetta, e poi torniamo dopo. Sì, Silvia Di Pietro, Ferraioli, entrambe in passaggio. Sì, diciamo l'obiettivo era passo per passo, no? Cercare di superare il turno. Il tempo è più o meno il mio, devo cercare insomma di fare qualcosa di meglio, però per ora va bene. Erika? Sì, no, anche per me il tempo non mi soddisfa, però l'importante era passare il turno, sì. Si farà meglio dopo. Certo. Grazie. Ciao. Gareggiamo con l'Olanda e l'Austria in corsia 1 e 2 e... Sopra di noi, dalla 4 alla 8, ci sono Turchia, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Belgio e Danimarca. Si diceva per noi Turrini, Belotti, Lestingi e Detti ai 50, Turrini 25 e 9, 54 e 02 ai 100, 1, 22 e 12 ai 150 e siamo vicino al cambio. Danimarca 1, 48 e 63, noi passiamo in terza posizione a 1 e 50. Marco Belotti in vasca. Una formazione proprio di difesa quella italiana, in cui si giocano il posto i ragazzi. Adesso sicuramente hanno fatto i loro calcoli, in Europa non è particolarmente difficile per una nazione come l'Italia con questa media di atleti entrare in finale, per cui si giocano tranquillamente la loro posizione. Turrini era, presumo, vittima sacrificale, avendo domani anche 400 misti, gara sulla quale punta moltissimo, e nonostante tutto una grande consistenza nel 200 stile, l'altro anno era quasi riuscito a vincerli. I passaggi di Marco Belotti 24,93 ai 50, Belotti copre il 100 in 52,59, passiamo complessivamente a 2,42,72. Prima posizione Austria 2:42:18, poi l'Olanda, terza posizione la Danimarca che ha la sorpresa o una delle sorprese, Victor Bromer in questi campionati. La nostra personalizzata è andata a scoprire le carte in vasca di riscaldamento, dove Philippe Lucas ed uno dei fisioterapisti della nazionale, Emiliano Farnetani, stavano guardando la gara degli azzurri. Come abbiamo detto, facciamo servizio pubblico a 360 gradi, lo facciamo anche per la nazionale italiana in vasca di riscaldamento. Belotti adesso cerca di sprintare, passa l'atleta di fianco a lui di corsia, l'austriaco, è sfuggito però l'olandese in corsia 1, Dion Dresen. Andiamo a vedere il tempo, ai 100 metri era molto incoraggiante, poi è calato un po' nel terzo 50, lo stesso negli ultimi 50, ne viene fuori un 1,49, che non è grande tempo nonostante uno stacco di tutta sicurezza al 55. Capisco la voglia di recuperare, ma in una batteria della 4x200 il Belgio ha staccato a 0,06 al cambio, ha preso un rischio inutile di fatto. Italia con Damiano Lestingi. Damiano ha puntato moltissimo sullo stile libero, con grande coraggio ha abbandonato i 200 dorso per dedicarsi esclusivamente al progetto 4x2. E questo fino adesso gli ha dato dei buoni risultati ed può diventare una pedina importante per la squadra. Esatto, è stato uno dei più forti in Europa a livello giovanile, il più forte a livello giovanile. Poi durante la crescita, dopo un primo periodo molto incoraggiante, è andato ha incappato in una serie di risultati difficili e non è riuscito a digerirli bene, da qua il cambio di stile. 24,96, 52,09 il passaggio di Damiano ai 100, Federico Turrini aveva fatto 54,02, 52,59 Belotti, quindi
è stato il miglior primo 100 della staffetta azzurra, quello notato da Damiano Lestingi, che ci ha riportato all'interno delle prime tre. In ultima frazione avremo Gabriele Detti, 1:19:68 per passare ai 150 con 4:59:20, seconda posizione, solo un decimo di distacco dall'Olanda, che è partita con Wertmann, poi Dresens in Vasca Reins e in ultima frazione per gli Orange Verschuren. Il sorpasso di Damiano Lestingi, 5:27:48, il tempo dell'Italia, cambio buono con Gabriele Detti in ultima frazione. Calato un po' giusto negli ultimi 50, dove è salito per la prima volta sopra i 28 secondi Damiano Lestingi, però una gran bella frazione, la sua, molto aggressiva, molto convinta, con uno stacco in partenza a 34 centesimi, per cui con grande calma. Oggi pomeriggio entreranno D'Arrigo e il capitano della squadra Filippo Magnini, per cui due su quattro devono uscire. Se la gioca Detti come potenziale scontro con Marco Belotti. Notevole stock di tecnici e nuotatori azzurri in vasca di riscaldamento a seguire la staffetta sui nostri monitor. L'attacco di Verschuren, l'attacco dell'Olanda che ci sorpassa, il tempo è 6:19:75, siamo staccati di 6 decimi. Gabriele Detti 25:46 ai 50, 52:87 il passaggio ai 100, una gara dove ora Gabriele però si deve lasciare andare e forzare un pochino, sebbene la posizione è estremamente soddisfacente. Beh, olandesi hanno dentro uno dei finalisti della gara individuale, per cui è difficile tenere il loro passo. Gabriele viene fuori molto bene in genere negli ultimi 50 dei 200, il passaggio era più che buono, 52:87, adesso leggermente sotto 28 e deve girare assolutamente su questi passi, se non qualcosa meno. Verschuren ha mantenuto il vantaggio alla virata dei suoi 150 metri nonostante una traiettoria a zig zag. Gabriele torna un po' sotto, c'è Verschuren che tocca 7:15:52, Gabriele Detti controlla la situazione, almeno speriamo, chiudiamo secondi, 7:15:77 a 0:25 dall'Olanda. Terza la staffetta belga, 7:16:33 a 0:81 dagli Orange. Beh, una staffetta più che decorosa quella azzurra, molto compatta, senza punti così forti, però molto omogenea. Mi è piaciuta decisamente il comportamento di Detti, notevolissimo dopo tutti questi giorni di gare, le fatiche fatte. Mi cresce un po' il rammarico di aver visto un Detti il primo giorno di gara 3:48 su 400, l'unica gara in cui sinceramente la lettura delle prestazioni di Gabriele è stata sottotono, soprattutto dopo averlo visto notare questo 200 1:48 in mattinata. Dovrebbero essere quindi Detti e Lestingi ad accompagnare D'Arrigo e Magnini oggi pomeriggio. Conferma che danza di nuotatori, Damiano Lestingi, molto bene. Sì, molto bene, ho visto il passaggio 47:9, mio personale, di sempre, sono sceso finalmente sotto i 48 e sono felice perché penso di aver conquistato il posto in finale stasera, quindi va bene così, ora speriamo di fare una grande finale, ecco, però sono molto felice e dedico questo tempo al mio allenatore, alla mia ragazza e ai miei genitori. Ti sei tanto dedicato a queste hostilerie? Sì, perché dopo aver messo da parte il dorso, mi sono dedicato comunque allo stile, ai misti, perché sono degli stili che comunque mi ritrovo naturale a farli. E ho visto che comunque ci stanno i tempi, perché mi alleno sempre allenato in stile e vengono comunque buoni tempi. Marco Belotti,